la rete fa questo, tira fuori da quel centro, abbatte quelle mura e sovverte l'isolamento. La mia vita cambierebbe in peggio, perché significherebbe togliermi uno spazio in cui io posso svolgere le mie passioni. Cioè noi regrediremmo, cioè proprio cioè al pre-Basaglia. Gatta Blu è un centro di riabilitazione psichiatrica e psicosociale per persone con disagio mentale. Nasce con il dottor Sergio Piro all'indomani della legge Basaglia, che impone la chiusura dei manicomi e l'apertura dei servizi territoriali, dove la parte pubblica si interessa del sanitario, cioè quindi della parte clinica medica, e la parte sociale naturalmente della riabilitazione sociale. La mia storia in realtà incomincia a 13 anni, al primo attacco di panico per un coming out che avevo paura di fare. E da lì incomincia la mia storia di dolore, ecco. Negli anni tutte queste attività mi sono servite tantissimo. A partire dal mese di giugno l'ASL sta procedendo allo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione diretta di operatori, porterà al licenziamento di circa 1000 operatori, alla perdita di un modello di cura costruito in 30 anni. Il Gatta Blu ha fatto, diciamo, una speciale connessione, cioè una produttiva connessione tra la riabilitazione e l'espressione artistica e culturale, dove il laboratorio si lega al territorio. La rete fa questo, tira fuori da quel centro, abbatte quelle mura e sovverte l'isolamento. Senza la costruzione della rete è l'isolamento. Abbiamo deciso invece di mettere all'interno dei giardini di Pangea delle installazioni scultoree che raccontano un po' delle favole. L'arte è importante perché è la comunicazione, è quello che uno ha dentro e che può esprimere, ma anche il rilassarsi e fare delle cose che vanno al di là del proprio pensiero. Grazie agli operatori io ho imparato pure che posso scrivere sempre, perché scrivere è libertà, arte è libertà. Io grazie a Gatta Blu ho imparato a fare la ceramica, ho imparato i colori, varie passioni che non pensavo fossero le mie. Ho scoperto quindi altre passioni che mi hanno aiutato a esprimere il meglio di me, ecco. Mi piacciono anche le poesie. Questo lavoro nasce inizialmente come mappatura delle opere d'arte sul territorio di Scampia. Questo lavoro visibilizza in qualche modo, no, il lavoro che loro fanno di autodeterminazione, di crescita in un contesto però di comunità, di reciprocità. Quel modello sovversivo di cura, di sovversione dello stigma sulla salute mentale, e lo fa nella relazione fortissima con il territorio, con le associazioni. Sono anni che noi li ospitiamo con grande piacere, devo dire, perché loro fanno un'attività bellissima da vedere e da osservare. Fanno il calcio con gioia e io in tutti questi anni ho potuto vedere e notare i progressi che hanno fatto, di come lo sport sia terapeutico per tutti. Senza gli enti, cioè le associazioni e le cooperative, tutto questo lavoro che si fa da anni sarebbe impossibile. Se rimanesse solo la parte sanitaria, praticamente il danno sarebbe a carico degli utenti, a carico delle famiglie, a carico dei territori. Cioè noi regrediremmo, cioè proprio cioè al pre-Basaglia. La mia vita cambierebbe in peggio, perché significherebbe togliermi uno spazio in cui io posso svolgere le mie passioni, uno spazio in cui io vado a creare dei legami, vado a creare delle amicizie. Incontrerei solo dei medici.